La formula trimotore riscosse particolare successo nella produzione aeronautica italiana e la SIAE Marchetti fu il costruttore che la rese celebre in tutto il mondo con i suoi modelli civili e militari, realizzati nel corso degli anni 30. L'S-81, uno dei più caratteristici aerei da bombardamento della Regia Aeronautica, inaugurò questa formula nel 1935 e al suo apparire segnò un netto passo in avanti nell'evoluzione dell'aviazione militare italiana. Le buone doti complessive di questo bombardiere furono sperimentate prima nel conflitto italo-etiopico, poi in quello spagnolo, e il successo di queste esperienze operative si tradusse direttamente in una serie di ordinativi che, alla fine, portarono la produzione a un totale di 535 esemplari, completati tra il marzo del 1935 e il marzo del 1938. Come per altre macchine da combattimento realizzate in quel periodo, tuttavia la guerra di Spagna rappresentò una verifica assai poco attendibile di quello che sarebbero state le esigenze successive. E l'S-81, pur chiaramente sorpassato allo scoppio del secondo conflitto mondiale, rimase in servizio per tutta la durata delle ostilità, operando su tutti i fronti, anche se ridimensionando gradualmente il suo ruolo primario, da bombardiere a trasporto. Il velivolo dal quale fu derivato per l'impiego militare fu un modello commerciale, l'S-73, che, comparso come prototipo il 4 giugno del 1934, riscosse un immediato successo di mercato. La variante da bombardamento fu presentata verso la fine dell'anno e il prototipo ebbe il battesimo dell'aria l'8 febbraio del 1935, ai comandi di Adriano Bacula. L'intenso ciclo di valutazioni condotte presso il Centro Sperimentale di Guidonia dette risultati positivi e la Regia Aeronautica ordinò che il bombardiere venisse messo in produzione su larga scala. Come già era accaduto per il tipo civile, anche per l'S-81 fu prevista l'installazione di diversi tipi di motori, ognuno dei quali caratterizzò una versione dell'aereo. L'S-81 era un robusto trimotore monoplano con carrello fisso e con le ruote principali racchiuse da grandi carenature per ridurre la resistenza aerodinamica. L'equipaggio era composto da 6 persone. L'aereo era di costruzione mista. La fusoliera era relativamente grande, una caratteristica non necessaria per un bombardiere, ma che ne determinò il futuro come aereo da trasporto. Era formata da un'intelaiatura in tubi d'acciaio saldati con una parte rivestita in metallo, mentre il resto era rivestito in legno e tela. Il muso era caratterizzato da un'ampia finestratura per consentire una buona visione in parte offuscata dal motore centrale, dando l'impressione che si trattasse di un aereo passeggeri. Le ali interamente in legno erano formate da 3 longheroni e centine. Erano divise in 3 parti, quella centrale e le 2 semiali esterne, e il tutto era ricoperto in compensato, con ipersostentatori e alettoni in legno dotati di aletta di compensazione regolabile a terra. Le superfici di coda, di forma semiellittica, erano in metallo rivestito in tela ed erano dotati di alette di compensazione. Il carrello d'atterraggio era fisso e aveva ruote indipendenti carenate munite di freni pneumatici. I 2 piloti erano in posizione affiancata in una cabina chiusa con postazioni separate per il motorista e il radiotelegrafista, situati alle spalle. Subito dietro trovava posto il vano bombe. La posizione del bombardiere era situata appena sotto la cabina di pilotaggio, in una gondola semi-retrattile. La posizione era abbastanza favorevole da consentire un'ottima comunicazione con l'equipaggio. Inoltre, il bombardiere godeva di un'ottima visibilità grazie al pannello vetrato. Il meccanismo di sgancio delle bombe era situato sul lato destro della postazione. Sia la postazione del bombardiere sia quella dei piloti avevano dei portelli di emergenza, ma per il normale accesso al velivolo erano utilizzati dei portelloni situati sulla sinistra della fusoliera. L'apparato radio era composto da un radiotrasmettitore RA350I, un radioricevitore AR5 ed una radiobussola P63N non sempre installata. Vi erano altri sistemi che comprendevano un generatore elettrico esterno,
un sistema antincendio ed una fotocamera OMI-30 nella postazione del mitragliere inferiore. Sul pipistrello non erano presenti corazzature, ad eccezione dei serbatoi di benzina del carburante. L'SM-81 era equipaggiato con 6 mitragliatrici che costituivano un armamento difensivo pesante per un aereo del 1935. Difatti vi erano 2 torrette retrattili motorizzate, una dorsale, situata appena dietro i sedili dei piloti, e una ventrale. Entrambe erano dotate di mitragliatrici Breda Safat da 7,7 mm. La rotazione delle torrette era affidata ad un sistema idraulico Riva Calzoni. Una volta ritratta era visibile solo la parte superiore, con le canne delle mitragliatrici posizionate verticalmente, una dietro l'altra, per ridurre la resistenza, dando l'impressione che l'aereo avesse antenne aggiuntive. Per la torretta ventrale, per mancanza di spazio, il mitragliere si accucciava nella fusoliera, con la testa abbassata all'interno della torretta. Ciò si rivelò non molto comodo, e tale sistemazione non fu più adottata nei successivi modelli costruiti dalla SIAE. Erano presenti delle Lewis da 7,7 mm brandeggiabili che sparavano attraverso i portelli laterali in fusoliera. Il vano bombe dell'SM-81 era diviso in 2 parti e poteva ospitare un'ampia gamma di ordigni, fino a un totale di 2000 kg, in varie combinazioni disposte sia verticalmente che orizzontalmente. L'SM-81, a differenza di altri aerei, venne equipaggiato con un'ampia gamma di motori durante tutta la sua produzione. Difatti vi erano gli Alfa Romeo 125 RC-35 da 680 cavalli con 192 aerei costruiti, Gnom Ron 14K da 1000 cavalli con 96 aerei costruiti, Piaggio P10 RC-15 da 700 cavalli con 48 aerei costruiti, Piaggio P9 RC-40 da 680 cavalli con 140 aerei costruiti, Alfa Romeo 126 RC-34 da 900 cavalli con 58 aerei costruiti. I serbatoi del carburante erano di tipo metallico autosigillante con sistema a semape ed erano 8, di cui 6 nella parte centrale dell'ala e 2 serbatoi da 370 litri nelle semiali esterne, per una capacità complessiva di carburante che variava dai 3620 ai 4400 litri. Il SIAE Marchetti S81 aveva un'apertura alare di 24 metri, era lungo 17,80 metri, era alto 4,30. Il peso massimo al decollo era di 10.505 kg, la quota operativa massima era di 7.000 metri e l'autonomia era di 1.800 km. L'S81, battezzato ufficialmente Pipistrello, entrò in servizio all'inizio del 1935, con i primi esemplari consegnati al 7° stormo bombardamento terrestre, seguito dal 9°, dal 13° e dal 15°. Quello stesso anno vide l'esordio operativo in Africa nel conflitto etiopico. L'impiego in Spagna cominciò subito dopo la fine della campagna di Etiopia. Il 28 luglio del 1936 una dozzina di S-81 decollarono dall'aeroporto di Cagliari per raggiungere il Marocco spagnolo, dove furono inquadrati nella Aviación del Tercio. Le operazioni ebbero inizio nel mese di agosto e assunsero ben presto un ritmo elevato. I velivoli furono quindi trasferiti sull'isola di Maiorca e da lì effettuarono continue incursioni sulle località costiere della Spagna. L'impiego proseguì fino al 30 novembre del 1938, quando gli aerei sopravvissuti furono ceduti all'aviazione spagnola. Nel frattempo la produzione era stata sensibilmente accelerata, con l'ampliamento delle linee di montaggio presso altre società aeronautiche, tra cui la Piaggio, la Macchi, la CRDA e la CMASA. Dopo il conflitto spagnolo, la comparsa del più valido e agguerrito S-79 mise in secondo piano l'anziano bombardiere. Con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, l'S-81, che era presente in circa 300 esemplari, fu gradualmente ritirato dal servizio di prima linea e usato come trasporto. In questo ruolo però prevalentemente sul fronte africano e su quello russo. Quest'ultima campagna fu assai pesante e logorante. Ancora oggi è ricordata per il grande sacrificio di piloti ed equipaggi e per gli innumerevoli atti di coraggio.
I tre reparti equipaggiati con il trimotore, la 245esima, la 246esima e la 247esima squadriglia trasporti, raggiunsero il culmine di questa esperienza nell'inverno del 1942, con la drammatica ritirata delle truppe italiane e le continue e incessanti missioni di soccorso compiute in condizioni ambientali durissime. L'armistizio vide solo 4 esemplari di pipistrello rimasti al sud. Questi continuarono a servire nella Regia Aeronautica Co-belligerante nel secondo gruppo trasporti fino a tutto il 1944. Successivamente furono sostituiti dai più validi CIS-82. Gli aerei rimasti al nord, alcune decine, furono impiegati dall'Aeronautica Nazionale Repubblicana, che con questi velivoli costituì il primo gruppo trasporti terracciano, un reparto che con insegne tedesche fu presente a lungo sul fronte orientale in appoggio alla Luftwaffe. Un numero modesto di pipistrelli sopravvisse alla guerra e restò in servizio in Italia fino al 1950, quando l'ultimo esemplare fu radiato e demolito.